Buongiorno a tutti, mi chiamo Emiliano Camera e sono il nipote di Franco Grignani. In questo video vorrei parlare brevemente delle tecniche alla base della realizzazione di una serie di dipinti che mio nonno iniziò a realizzare intorno agli anni 80, in realtà per l'intero decennio, fino ad arrivare agli anni 90. Il quadro, infatti, che vedete alla vostra sinistra, in effetti è datato 1990. Questi dipinti presero il nome di iperboliche. L'iperbole è la figura geometrica che tutti noi abbiamo conosciuto alle scuole superiori. È una figura geometrica che ha il suo fascino sicuramente, ma non più complessa di tanto. Invece Grignani riuscì in qualche modo a dare una connotazione tridimensionale. Una connotazione che sì, ricorda l'andamento iperbolico, ma in maniera molto più complessa, creando quasi un effetto di vertigine, come lui stesso descrisse. Io allora ero un bambino che aveva appena finito le scuole elementari e si avviava verso le scuole medie. Tuttavia avevo la possibilità di stare accanto a mio nonno veramente per molte ore, soprattutto di domenica. Lo osservavo e lui, diciamo, non si risparmiava sulle spiegazioni. Quindi la tecnica che presenterò è quella che io stesso ho imparato da mio nonno, tecnica tutt'altro che segreta, perché anche se effettivamente lui era molto geloso delle proprie tecniche, dietro questi quadri c'è un'idea geometrica che è tutt'altro che complessa. Anzi, forse è la semplicità stessa che sta dietro questi quadri che ha disorientato il pubblico di tutti questi anni, perché se è vero che questi quadri sono stati sempre molto apprezzati, tuttavia quasi nessuno, anzi nessuno, si è mai addentrato nel tentare di capire come venissero fuori queste geometrie. Eppure, anche se si è dei perfetti neofiti dell'opera di Grignani, basterebbe semplicemente soffermarsi un attimino sulla geometria, sui punti di queste figure che vediamo rappresentate qui di fianco a me, e ci si potrebbe arrivare senza eccessivi problemi. Molti, per esempio, cascano nel tranello, pensano che queste geometrie vengano fuori da una matrice basata su linee curve. E questo è un tipico errore e vedrete che non è assolutamente così. Anzi, vedrete un po' come succede quando vi spiegano un gioco di magia, no? Che una volta spiegato sembra una banalità e in effetti forse sarà così. Il dettaglio di queste tecniche l'ho spiegato già ampiamente in un post del blog che un po' di tempo fa ho aperto in memoria di mio nonno, post che si chiama Le iperboliche rivelate. Non sto ad entrare nei singoli dettagli di questo post, il cui link comunque potrete trovare nella descrizione di questo video. Bene. Ora addentriamoci maggiormente nello specifico di quest'opera, opera il cui titolo è di per sé già abbastanza emblematico, significativo sicuramente, Rompicollo scalare ombrato. Il termine scalare sta ad indicare la variabilità, no? La deformazione nella geometria iperbolica, ma perché rompicollo? Allora, ci sono diverse interpretazioni in famiglia, ma molto probabilmente, molto semplicemente, il nonno avrà voluto dare questo titolo suggerendo appunto il fatto che lo spettatore, quando si immedesima, entra veramente dentro la geometria che lo affascina, effettivamente è costretto a torcere il proprio collo, un po' come se uno fosse sulle montagne russe. Innanzitutto, il quadro, come tutti i quadri di questa serie, parte da un modulo di base, cioè praticamente l'elemento geometrico più elementare che si nota all'interno di questo quadro,
che si ripete lungo la geometria più complessa. E l'elemento che vedete è quello che adesso sto proiettando ingrandito. Ma attenzione, lo sto proiettando non distolto. Infatti potete notare che l'elemento che sto ingrandendo è basato su una matrice quadrettata, come se fosse in effetti il foglio quadrettato di un comunissimo quaderno di appunti. Questo modulo, che se osservate bene, per l'appunto si ripete all'interno del quadro, si ripete però in maniera deformata, cioè cambia costantemente forma, però se osservate bene è sempre lui. E in effetti sono tantissimi i tentativi, gli schizzi, gli esperimenti che si possono tracciare nei quaderni degli appunti di mio nonno. Questo che vedete rappresentato qui sotto non è esattamente quello che ha alla base di questo quadro, però se lo osservate vedete che effettivamente ha dei tratti di forte somiglianza. Questi schizzi, questi esperimenti, i suoi quaderni ne sono pieni, molti purtroppo sono andati perduti per sempre. Però erano migliaia, anzi decine di migliaia. Lui chiaramente nella sua mente aveva già in mente in maniera estremamente chiara il processo realizzativo, cioè come sarebbe venuto fuori il quadro. Però comunque i suoi schizzi, i suoi esperimenti li faceva, ma pochi, vi assicuro veramente pochissimi, poi si sono realizzati in un quadro vero e proprio. L'individuazione e la scelta di questo modulo elementare di base è sicuramente fondamentale, però non è l'unica. Il secondo punto, la seconda scelta fondamentale, riguarda infatti come faremo muovere questo modulo all'interno del quadro, cioè lungo quali percorsi, percorsi che, come accennavo prima, sono tutt'altro che curvilinei. Questa seconda fase prende il nome di scelta del reticolo. Per mio nonno il reticolo era sostanzialmente una griglia fatta di rette, quindi di linee dritte, non curvilinee, dritte, che si intersecano in maniera tale da far sì che questo modulo, che in questo momento vedete proiettato, ingrandito al centro di questa slide, e non distorto, seguendo questa griglia distorta, crei questi effetti illusori tridimensionali che tanto affascinano perché, guardate, diverse persone hanno commentato, hanno scritto su questi quadri, ma non erano propriamente sempre dei critici d'arte. A partire da Cesare Musatti, per esempio, che nel 1981 scrisse e commentò, insomma, questi quadri per Lorenzelli Arte in occasione di una bellissima mostra, ma poi anche successivamente, per esempio Giuseppe Cagliotti, un fisico nucleare, tuttora in vita, era rimasto affascinato dall'opera di Grignani e successivamente ne troverà anche, delle analogie con il suo campo di studi, che era la fisica quantistica. Quindi passiamo alla fase di creazione del reticolo. Io qui cercherò di commentare il meno possibile, cercherò a un certo punto di tacere perché questa costruzione, questa animazione che ho creato va goduta secondo me anche con la dovuta concentrazione. Comunque, la prima fase dalla quale partiamo è proprio la creazione di questa griglia, di questo reticolo fatto di linee in qualche modo orizzontali, in qualche modo verticali. Una volta completato questo reticolo, inizia la costruzione del modulo di base che abbiamo visto. Io in questa animazione prima sto creando la parte nera e successivamente, solo alla fine, la completerò con la parte colorata.
adesso facciamo sparire la griglia ed ecco la riproduzione fedele del quadro. Queste griglie, questi reticoli, anzi, come li chiamava mio nonno, prendevano spesso il nome di una città, a volte italiana, con le sue varianti, quindi per esempio c'era il reticolo Roma A, Roma B, Milano A, Milano B, Milano C, ma anche nomi di città o capitali straniere, Los Angeles o persino Melitopol, in onore della città natale, di sua moglie, cioè mia nonna Gianna, che era nata originariamente in Ucraina. Questi quadri erano realizzati in tempera su cartone, quindi potete benissimo immaginare come il minimo errore nella costruzione della geometria di queste opere potesse comportare effetti a catena disastrosi. Motivo per cui, insomma, per poter essere ammessi al suo fianco bisognava essere assolutamente tranquilli e silenziosissimi. Comunque sia, una volta la tempera asciugata, poi fatto incorniciare, eccetera, eccetera, tipicamente mio nonno aveva l'abitudine di appoggiarlo di fronte alla libreria che aveva in sala. Qui è ritratto in una foto del 1981, quindi aveva 73 anni all'epoca. E vedete proprio sulla destra, in basso, una iperbolica appoggiata alla libreria. E in modo tale da poterla così esibire anche ai familiari e a chi lo andava a visitare. E ci diceva sempre: non fermatevi mai di fronte a un mio quadro, cercate piuttosto di muovervi da destra verso sinistra e da sinistra verso destra e cercate di osservarlo con la coda dell'occhio, vedrete che cambia costantemente forma. Un quadro è sempre in movimento. Quindi, al di là di questo video, che quindi vi ha presentato una iperbolica forzatamente in maniera frontale, se avrete l'occasione di vederne una in giro, provate a fare come vi ha suggerito lui. Vi ringrazio.